Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, oggi volevo portarvi un video sul weightlifting. All'inizio era partita che dovevo fare un video normale in palestra, soltanto che sono andato in palestra, la palestra era piena, quindi sono andato in sala CrossFit. Sono andato in sala CrossFit e era piena anche quella, quindi ho deciso di fare un allenamento, riprendendomi e basta, mettendo la telecamera lì e riprendendo tutto l'allenamento. Soltanto che non ho parlato, quindi ho deciso di fare un commentario del video, cosa che non ho mai fatto. E non so se sono in grado di farlo, però ci proviamo. Cercherò di spiegarvi durante l'allenamento ciò che ho fatto, cosa ho sbagliato, magari cosa va fatto, piccoli accorgimenti, diciamo così, di quello che è l'allenamento di weightlifting. Nota bene, non ho fatto un allenamento, ho semplicemente cercato il mio 1 RM, la mia ripetizione massimale, perché non è da tanto che non alleno il weightlifting, sono circa 6-7 mesi almeno che non faccio una lezione. Diciamo che il movimento l'ho perso completamente, quindi ho cercato di trovarlo durante l'allenamento. E vediamo il video così. Quando ti approcci a un riscaldamento per il weightlifting, devi notare che comunque sì, ci si scalda bene in tanti modi. Allora, riscaldamento generico, diciamo, puoi fare una corsetta prima o riscaldarti con della corda, puoi fare dell'allungamento, dello stretching, ma soprattutto preparare le articolazioni ai movimenti invasivi che farai dopo, perché comunque il weightlifting, oltre ad essere esplosivo, molto veloce, cioè molta forza ci vuole, perché comunque il peso deve essere elevato, si lavora sempre sopra il 75%. Diciamo che devi preparare il corpo in parecchi modi. Quindi quello che vi ho fatto vedere in questo video è semplicemente un riscaldamento generico. Vi ho fatto vedere come mi sono scaldato io, sia l'allungamento con lo stretching che il riscaldamento generico. Dopodiché passiamo a capire la tecnica. Ci sta il ragazzo che stava con me, Walter, non aveva mai fatto weightlifting, quindi dovevo provare a fargli capire la tecnica. In questo video vi mostro, diciamo, cosa viene prima dell'alzata. Il riscaldamento col bastone, che è una cosa importante, capire il movimento col corpo, perché il corpo deve imparare il movimento che sta facendo, cioè perché non è un movimento statico, sono parecchi movimenti insieme che vanno uniti fino ad arrivare a un'alzata. Cosa vuol dire? È uno stacco esplosivo. Arrivato all'altezza del bacino, si deve dare una botta esplosiva, ma il bilanciere non deve staccarsi, come vedete nel video, non deve staccarsi dal corpo, non deve arrivare magari lontano e fare questo. No, il movimento è semplicemente girare le mani e andare sotto, cioè è questo, e incastrarsi. Perché dico questo? Cioè è molto complicato da spiegare, ma comunque non è che il bilanciere lo dobbiamo portare fino a sopra, siamo noi che dobbiamo incastrarci sotto. Questa è l'idea di base del clean. Questo è il clean and jerk che sto facendo vedere in questo video, forse non l'avevo ancora detto. Dopo aver usato un pochino il bilanciere, si passa ai pesi, cioè mi sono scaldato parecchio, ho cominciato a provare prima con 60 kg, come vedete adesso, e diciamo che lo sentivo molto facile, ok? Però lo vedo che il movimento era molto, diciamo, non controllato. Lo facevo perché magari ricordavo leggermente come si faceva, ma non è preciso come dovrebbe essere, perché il movimento del weightlifting deve essere veloce e pulito. Sbagliando le piccole cose, l'alzata non va più. Ora, per esempio, sto provando 100 kg e 100 kg erano pesanti. Per esempio, già lo vedo che ho sbagliato la tecnica. Non ricordavo il jerk, che il jerk comunque non è una pressa. Il jerk è semplicemente andare sotto il bilanciere e poi quasi squattare. È come se fai un affondo e dopodiché devi portare su il bilanciere. Ok, non è un press, è un jerk, vuol dire separare il bilanciere dalle spalle il più possibile e poi incastrarti sotto e salire di gambe. 100 kg li tengo tranquillamente. Poi ho provato i 110. Fino a 110 andava bene, perché comunque per fare un'alzata di forza, che magari non fai da tanto tempo, se hai forza la fai lo stesso, ma quando l'alzata è tecnica, non basta avere la forza, bisogna avere la tecnica. E per questo mi ci sono un po' perso. Dai 100 in poi mi sono un po' perso, 110 sono saliti, poi 120 l'ho provati almeno 2, 3, 4 volte, sì, 4 volte in totale. E ho fallito miseramente prima il jerk, poi direttamente il clean. Diciamo, sbagliare una piccola parte ti porta a compromettere l'alzata. Qui, oltre, ho avuto una reazione molto pacata, non avevo rosicato per niente nel non aver fatto 120 kg. E io vi ho fatto vedere semplicemente la base del clean and jerk, slancio, chiamatelo come volete, perché comunque lo sto riprovando. Era il primo allenamento dopo parecchi mesi, penso lo riporterò sul canale. Però non weightlifting, io farò più crosslifting. Crosslifting sarebbe unire il crossfit al weightlifting. Come ve lo spiego? Semplicemente fare circuiti crossfit con le alzate olimpiche, con pesi magari anche alti. Ok?
Ok, questo è il crosslifting più o meno, un po' quello che fa Klokov, presente Klokov? Lui. E poi dopo aver fatto l'allenamento mi sono buttato a fare un po' di muscle up. Per tipo 20-30 minuti di muscle up e poi il circuito CrossFit che non ho messo. Quindi vi lascio al video, vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, lasciare like se volete vedere altri video sul weightlifting, scrivetemelo perché porterò probabilmente lo snatch, lo strappo, però probabilmente spiegherò meglio l'alzata e riporterò anche il clean and jerk perché ora mi ci allenerò e lo riporterò. Quindi se volete vederlo lasciate like, mi raccomando, supportatemi e basta, cos'altro c'è da dire? Che sono una pippa. Oggi sono stato veramente una pippa. Vabbè, almeno sui muscle up sono stato forte. Ci vediamo al prossimo video che probabilmente questa settimana porterò almeno 3, 4, 5 video. Non lo so, ora vedrò quanti video portare perché voglio concentrarmi parecchio sul canale. Ho parecchi progetti, li voglio portare tutti sul canale così, boh, boh, come una catapulta.